Civil Week 2023, siamo qui alla Biblioteca Rionale in Piazza Sicilia, un luogo meraviglioso. Si sente proprio l'odore del libro, della carta. E prima ancora di odore di cultura, qui siamo proprio odore di civismo, perché siamo qui con la responsabile Lucia Faini, che riesce tutti i giorni, tutto l'anno, a creare un reale legame culturale, educativo e civico con il quartiere. Raccontaci quello che fai e come fai. Dunque, siamo molto contenti e devo dire anche orgogliosi della nostra biblioteca, che viene sempre apprezzata già per la location molto luminosa, un open space aperto sul giardino circostante, sulla via, sul territorio. E abbiamo un pubblico molto numeroso, addirittura siamo troppo piccoli per tutte le persone che amano entrare anche solo per dare uno sguardo alla nostra biblioteca, e che è molto frequentata anche perché la zona circostante è ricca di offerte culturali, quindi le persone sono attirate dalla zona e vengono a visitarci. E noi cerchiamo in ogni modo di attirare pubblico di tutte le età, dai bambini, possiamo dire da 0 a 99 anni, quindi dai bambini agli studenti, agli adulti, agli anziani, per offrire loro riviste, libri, audio video, ma anche tanti eventi, tanti incontri che li possano interessare. E in occasione della Civil Week, appunto, siamo stati contenti di avere scaffali già costruiti con materiali dedicati all'ambiente, così da poter offrire alle persone la possibilità di documentarsi sull'ambiente, sull'arte del riciclo, sulla sostenibilità, che sono appunto gli argomenti che animano la Civil Week. Poi voi siete affacciati, insomma, su Piazza Sicilia, che è ormai una piazza tattica, cioè una piazza che la cittadinanza ha restituito al territorio, quindi è un po' la comunità che si prende cura di se stessa, tanto che anche in occasione della Civil Week avete collaborato con l'Istituto Comprensivo Umberto Eco qui vicino, giusto? Certo, sì, è stato bellissimo poter collaborare con la scuola che abbiamo di fronte e quindi ospitare i bambini nella biblioteca, che hanno potuto prendere appunto i libri dedicati all'ambiente. E poi con le colleghe abbiamo realizzato un kamishibai e un laboratorio sull'arte del riciclo. Abbiamo realizzato letture ecologiche in piazza dedicate sia ai bambini che agli adulti, grazie anche alle associazioni di quartiere che attraverso il patto di collaborazione hanno potuto aiutarci in queste letture, che sono state fatte da lettrici volontarie della LAV, letture ad alta voce. E oggi, questa mattina, proprio durante questa intervista in concomitanza, si sta svolgendo un laboratorio con un libro, con la presentazione di un libro che ha un avatar collegato, al quale i bambini stanno facendo domande proprio sempre sui temi legati all'ambiente, all'arte del riciclo, al verde. Grazie mille, perché stiamo parlando tanto di bambini, infatti abbiamo qui con noi anche la referente, vieni pure, del settore bambini dedicato alla letteratura per l'infanzia. Raccontaci un po' che cosa fate e se c'è da parte delle famiglie della zona, del quartiere di Milano, una richiesta, un bisogno. Sì, io sono Simona Laferla, sono la referente dello spazio Bambini e Ragazzi. Il rapporto col territorio è fondamentale per noi, con il quartiere, con la zona, che è comunque un quartiere molto vivo. Ci sono molte scuole qui nei dintorni e per un'idea di una città a 15 minuti, diciamo che tutte le scuole poi fanno riferimento a noi come spazio. Spazio che non è soltanto quello della lettura o del prestito dei libri, che comunque è fondamentale perché tra le nostre missioni c'è proprio la promozione della lettura,
ma è una biblioteca viva dove si fanno laboratori, dove si fanno attività. Oggi ad esempio si sta svolgendo proprio un laboratorio in questo momento dove attraverso un libro si parla anche di avatar, si parla insomma anche di delle nuove missioni che il libro può avere, che non è soltanto quello di sfogliarlo e basta. Noi durante tutto l'anno, oltre a promuovere la lettura con proprio delle letture il sabato mattina, ma anche dei laboratori ad esempio il pomeriggio per venire incontro sempre ovviamente agli orari dei bambini, facciamo anche gli incontri con le scuole, che è una parte importante del mio lavoro, cioè quello di accogliere proprio le scuole dal nido addirittura alla materna, alle primarie, alle secondarie. Mostriamo cosa si fa qua, iscriviamo i bambini alla biblioteca in modo che siano anche autonomi con la loro tesserina, poter andare in tutte le biblioteche del Comune di Milano e imparare proprio ad usare questo strumento che è la biblioteca. Di questo insomma ci facciamo carico proprio come missione di bibliotecari, è un lavoro variegato ma che ci dà tanta soddisfazione. Io saluterei, grazie, vieni qui perché voglio proprio che questo incontro si concluda con i vostri volti. Tu hai usato una parola molto bella, missione bibliotecari, perché chiudete voi dicendo e ricordando che forse c'è ancora bisogno di lettura. Sì, certo, la nostra mission è la promozione della lettura con i gruppi di lettura, con la presentazione dei libri, con le letture ad alta voce, quindi non possiamo che invitare tutti quelli che hanno la curiosità di venire a venire a trovarci. Vivere la biblioteca, ecco. Grazie e buona settimana.